Esce in una nuova edizione per l'editore Due Punti I Ministri del Cielo di Lorenzo Barbera. Il libro, pubblicato per la prima volta nel 1980, raccoglie l'esperienza di lotta non violenta portata avanti dai cittadini del Belice all'indomani del terremoto del 1968. Tra storia e testimonianza, Lorenzo Barbera ci restituisce una narrazione chiara e lucida di quegli anni, attraverso un montaggio che scava nella tradizione del racconto orale. Tutto inizia con la marcia del 1967, quella per la diga di Roccamena e per lo sviluppo economico e sociale del Belice, fino ad arrivare a tutti quegli episodi di disobbedienza civile dopo il terremoto. Il rifiuto di pagare le tasse a uno Stato illegale, la richiesta di convertire il servizio militare in servizio civile per gli abitanti del Belice e ancora le discussioni e le proposte per la ricostruzione dei paesi colpiti. I Ministri del Cielo è un libro indispensabile e di strettissima attualità, una lezione di democrazia che andrebbe conosciuta e diffusa. Il racconto di un'esperienza unica in Sicilia, quella di una terra in lotta che cerca risposte da uno Stato assente e incapace di ascoltare e che delle promesse passa ai manganelli. Nella nuova edizione del libro la prefazione è di Goffredo Fofi, la postfazione di Alessandro Lagrassa, presidente del Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione. A Saggi Letterari incontra Daniela Di Sora, fondatrice di Voland, casa editrice che si è sempre distinta per la qualità delle sue pubblicazioni e che ha portato in Italia autori di fama internazionale. Voland ha pubblicato autori di successo come Amelino Tombo, Philippe Dijan. Quali novità ci aspettano nei prossimi mesi? Ma innanzitutto ci sarà un altro Philippe Dijan sicuramente. Ne sta per uscire uno in Francia e io spero di riuscire a metterci le mani sopra, spero che l'operazione prosegua. Peraltro Philippe Dijan è a Cannes con un film tratto da uno dei suoi romanzi che noi abbiamo pubblicato, Imperdonabili, quindi come dire, mi auguro che sarà, per quello che riguarda la Voland, un altro pilastro, come giustamente lei ha ricordato, è Amelino Tombo. Altre cose, abbiamo visto il successo della guida alla Parigi Ribelle, che è un libro delizioso e che ha avuto un successo superiore a quello che noi ci saremmo aspettati, devo confessare. Stiamo iniziando una serie di guide a alcune città ribelli, la prossima sarà Barcellona, seguiranno altre città che non rivelo, ma insomma, come dire, è stato il capostipite di una piccola serie di guide. Ci saranno altri 4 tascabili, perché noi abbiamo appena dato vita a una collana di tascabili che sta andando benissimo e che vede nei suoi primi 4 titoli 2 Notomb, un Pessoa e un russo, Shishkin, finalmente un russo contemporaneo intascabile anche lui. Nel vostro catalogo però non ci sono solo autori contemporanei, da poco avete lanciato anche la collana Sirin Classica. La collana Sirin Classica è uno dei miei piccoli orgogli personali, devo dire. L'abbiamo lanciata l'anno scorso per i 15 anni di Voland. Il nostro art director Alberto Lecaldano ha studiato una forma grafica che ha forti richiami con la burr classica e il tentativo è quello di proporre 10 classici della letteratura russa tradotti da 10 scrittori italiani. Quindi, come dire, ci sono molte suggestioni nella collana. Da una parte ci sono dei ripescaggi di classici russi a volte un po' dimenticati, come era il caso di Haji Murat di Tolstoi o di Diario di un uomo superfluo di Turgenev. Dall'altra c'è la nuova traduzione, perché le traduzioni, come al solito, come tutto, dopo 15 anni, dopo massimo 20 anni, invecchiano, quindi vanno rifatte molto semplicemente, la lingua è un'altra e questo l'editoria italiana lo fa con fatica rispetto ai russi, tranne rare eccezioni, perché i russi poi vendono poco, quindi non vale la pena di investire in nuove traduzioni. È una vicenda un po' magica e un po' stuzzicante quella che ci racconta Tiffany Becker nel suo romanzo di esordio La ragazza gigante della contea di Arbiden.
pubblicato dai tipi di 091. È la storia di Truly, una ragazza alle dimensioni esagerate e della sua lotta per la sopravvivenza in un paesino americano, un microcosmo piccolo borghese dove non c'è spazio per la diversità e per la comprensione. Ma Truly non è la sola diversa, il romanzo è popolato da un'intera galleria di personaggi costantemente ai margini, in lotta per un posto in una società che, terrorizzata, li rigetta. C'è la famiglia Dirson e la sua sgangherata fattoria, il piccolo Marcus che la guerra trasformerà in invalido, e Bobby che con le sue scelte sarà motivo di scandalo e vergogna. Solo grazie alla scoperta di una magia perduta da decenni, Truly riuscirà a riscattare una felicità a lungo negata. Un libro da leggere d'un fiato, ricco di intrighi e di colpi di scena, capace di raccontare con leggerezza la storia della magica contea di Arbiden. Editoriale La Scienza lancia una collana intitolata Mini Darwin alla scoperta del mondo, un viaggio attraverso i luoghi in cui il grande scienziato gettò le basi per la teoria dell'evoluzione. Sulla rotta delle sue grandi esplorazioni, 10 piccoli osservatori partiranno alla scoperta della biodiversità, dal Brasile al Rio delle Amazzoni, fino alla riserva di Mimirawa. Attraverso questo avvincente percorso è possibile scoprire il ciclo vitale delle tartarughe, il curioso esemplare del lamantino amazzonico o gli affascinanti delfini rosa. Nel libro si alternano interviste agli esperti, report fotografici e stralci del diario dei piccoli protagonisti del viaggio, che annotano, campionano e registrano a scopo documentaristico ciò che incontrano lungo il loro cammino. Un testo curato da Paola Catapano, che affascina e cattura l'attenzione con le sue curiosità scientifiche e le sue precise annotazioni geografiche e antropologiche. Un tuffo nella biodiversità e nell'avventura, adatto a ragazzi dagli 8 anni in su.